tessuto con la macchina per maglieria questo scialle. È venuto molto bene, molto grande. Il filato che ho utilizzato è meraviglioso. Io ho utilizzato il Maryland 3000 di mano in maglia. Questo si lavora con un ferro 3, 3,5 all'incirca, ecco, non è eccessivamente grande. Io ho fatto altri progetti con questo e poi avevo mezza rocca e quindi ho pensato di provarlo con la macchina. Vi dico che è andato benissimo, scorre, non mi ha dato problemi. Pensate che io la mia macchina per maglieria ce l'ho chiusa da... Beh, se dico 20 anni non esagero perché le mie figlie hanno quasi 22 anni e io l'ho comprata che loro erano appena nate, quindi sono diversi anni, per cui cose che non siano così semplici come uno scialle, una sciarpa, per il momento non riesco a fare perché ho perso veramente tanto la mano. Però avevo necessità di fare, sto realizzando delle cose che mi servono per fare dei regali di Natale e mi sono resa conto che a mano non ce l'avrei fatta perché ho anche delle commissioni da terminare, quindi degli ordini da terminare, però nel frattempo vorrei includere tra tanti progetti anche qualcosa che a me piace e che è rilassante. Quindi ho fatto questo scialle che praticamente si inizia da questa parte con pochissime maglie, qui va rifinito l'I-cord perché sul bordo superiore ho fatto un I-cord. Quindi si inizia con 3 maglie, si prosegue sino al centro. Il centro è questo. Dopodiché si fa qualche giro e si inizia a diminuire e si arriva dall'altra parte. Purtroppo ho avuto un problema, quindi un ago della macchina mi ha rovinato il lavoro. Eccolo qui. Si vede per diversi passaggi, non è stato il filato, ma è stato un ago. Purtroppo questo succede. Io ero arrivata già a metà lavoro, me ne sono accorta alla seconda passata, poi ecco è continuato anche qui e comunque io non me la sono sentita di disfarlo perché sì, so che forse è meglio non farne gli errori e magari non andare a nasconderli, ma io poi ho pensato che avrei potuto ovviare facendo sopra un ricamo. Quindi, siccome ho intenzione adesso di ricamare e sto preparando il lavoro, volevo prima farvelo vedere. Io adesso vi dico solo quali strumenti io utilizzo, il mio modo di lavorare sulla lana, ricamando sulla lana. Non utilizzo matassine di lana adatte per il ricamo, ma io utilizzo la lana, perché comunque lana su lana a me non ha mai dato problemi e sinceramente anche il risultato mi piace parecchio. Quindi la prima cosa che io utilizzo, la prima cosa che faccio, mi rendo conto se la base sulla quale io voglio andare a ricamare è adatta, quindi questa è una maglia rasata, è un filato sottile perché la composizione, ecco, questo è un 100% di lana merino e va benissimo, quindi non è un filato che magari tende poi a infeltrire dopo il lavaggio, eccetera, è comunque una lana molto, a parte di qualità, ma molto adatta per questo tipo di lavorazione. Ho scaricato dalla mia collezione, insomma, io ho diversi disegni sul computer disegni presi qua e là, lo ammetto, perché comunque non è un segreto, si vedrebbe poi se fate un giro anche, non serve Pinterest, ma anche su dei siti dedicati proprio al ricamo, avete comunque dei file scaricabili gratuiti, quindi io non ho violato nessun copyright. Allora, innanzitutto dobbiamo passare alla preparazione del lavoro, del disegno. Quindi io mi sono stampata un disegno che secondo me era adatto che era delicato, adatto al filato che io voglio utilizzare perché adesso ve lo faccio vedere e con un solo disegno ho avuto un gioco di fiori e di curve tale da andarmi a coprire e andarmi a prendere una parte consistente dello scialle. Quindi io utilizzo questo è uno stabilizzatore idrosolubile che non è tanto stabilizzatore, si utilizza, io lo utilizzo molto per il patchwork, ma anche per alcuni ricami, per alcune applicazioni fatte nel quilt, insomma, in diversi lavori. È comunque adattissimo anche a questo tipo di lavoro, a patto che si faccia sul retro del lavoro un lavoro pulito, cioè il ricamo non è tanto bello qua
il davanti del lavoro, ma il retro deve essere veramente pulito e rifinitissimo, quasi come il davanti. Questo perché, specialmente se è uno scialle dove può capitare che il rovescio comunque si veda tanto, deve essere molto ordinato e molto pulito. Ma nel caso in cui un ricamo non si vedesse e non si vedesse sul rovescio, la raccomandazione che mi è stata sempre fatta è che il retro deve essere il più pulito e chiaro e ordinato possibile. Quindi chi si avventura nella realizzazione di questo ricamo, che è veramente molto semplice, deve tener conto che sul retro deve esserci davvero un lavoro fatto come si deve. Allora, io adesso, dopo aver disegnato, ho riportato sul mio stabilizzatore, sulla mia flisellina, questa è idrosolubile, il disegno, vado a scegliere dove posizionarlo e io ho deciso di metterlo in questo modo, in modo che mi va a coprire questo lavoro che mi si è, che purtroppo mi è capitato qui all'altezza dello scialle. Quindi decido che questo, cerco di tenere il disegno dritto orientandomi con lo scialle, quindi lo metto in questo modo, vado a mettere veramente due spilli solo per andare poi a posizionare tutto il lavoro sul telaio, quindi ne metto un paio per tener fermo tutto il disegno che ho eseguito sullo stabilizzatore. Sposto il mio lavoro e io utilizzo questo tipo di telaio. Questo perché, almeno a me, è comodissimo, perché lo posso poggiare sul tavolo e lavorare, lo posso poggiare sulle gambe e lavorare, ed ogni tanto ispeziono che sul retro tutto sia a posto. A parte ispezionare che sul retro sia a posto, una volta che io devo andare a sistemare il retro, quindi ad affrancare delle codine, a nascondere dei fili, eccetera eccetera, riesco a lavorare anche con tutte e due le mani, ho una visione più completa e più è molto, per me è molto più comodo questo. Nulla vieta di lavorare con il classico telaio a cerchietto, quello che utilizzano tutti. Però ovviamente tutto il mio lavoro all'interno del telaio non ci starà, per cui devo andare a fare un pezzo alla volta. Quindi vado a montare una parte dello scialle da ricamare, e finisco il ricamo e poi devo andare a togliere il telaio e spostare tutto il ricamo. Intanto andiamo a vedere come procedo. Quindi cerco, questo è uno scialle, io l'ho messo quasi al limite, quindi non posso trattenere troppo bordo qui su tutti i lati del telaio. Nel caso in cui fosse il centro di una copertina, ovviamente per me sarebbe tutto molto più semplice, perché avrei più tessuto qui che viene trattenuto poi dal telaio stesso. Quindi cerco di mettere il pezzo di disegno non proprio al margine, ma lasciandomi comunque un po' di spazio, prendo la parte sopra del telaio, faccio attenzione ovviamente agli aghi, senza togliere gli aghi, e vado ad infilare. Ecco, devo allargare un po' il cerchietto sopra, cosa che non ho fatto prima, quindi riposiziono tutto. Ovviamente devo fare attenzione che tutto il mio la mia flisellina idrosolubile rientri all'interno del telaio, perché questa deve stare ferma, altrimenti ci perdiamo poi il disegno come l'avevamo pensato e realizzato. Ecco, qui io ho spostato tutto, quindi adesso rimetto tutto sul mio tavolo con la pazienza. Sistemo nuovamente, magari cerco di mettere gli spilli al centro piuttosto che ai bordi, visto che ho capito che questa è la parte che mi rientrerà all'interno del mio telaio. Ecco, adesso posiziono il telaio così davanti a me, prendo il mio lavoro,
faccio attenzione che non ci siano pieghe e piegoline tutte attorno, quindi deve essere. E vado a posizionare la parte superiore in questo modo. Devo allargarlo un altro po', altrimenti rischio che mi si sposti nuovamente il lavoro. Ecco qui. Ho messo la mia parte sopra e adesso qui c'è un segno per la vite per stringere. Solitamente quando io lavoro la lana non vado a stringere in modo eccessivo perché in particolare se è una pura lana, se è una lana che ha memoria, se è comunque un qualcosa che abbiamo già lavato, io consiglio di lavarlo sempre dopo comunque. Potrebbe poi rimanere tutto il segno attorno al nostro lavoro e sarebbe davvero un gran peccato perché comunque di lavoro ne abbiamo fatto tanto. Allora, per lavorare, per ricamare sulla lana, una raccomandazione, utilizzare sempre un ago che non abbia la punta, quindi che abbia la punta stondata, che non sia aguzzo. Il filato andrebbe utilizzato se non dello stesso, almeno per l'inizio, per i primi esperimenti di ricamo sull'lana, dello stesso spessore del lavoro e mai utilizzarne uno più grande perché si potrebbe perdere poi nell'armonia proprio del ricamo una volta che facciamo gli eventuali passaggi. Io sto facendo il contrario di tutto perché sto ricamando, adesso andrò a ricamare con questi tre colori, che sono i tre colori del noblesse di mano in maglia sempre, e voglio fare qualcosa veramente di molto delicato, quindi non voglio andare a mettere colori forti o deve essere veramente un ricamo delicato e che mi aiuti ad abbellire prima di tutto uno scialle che è di un colore panna, così un po' anonimo, e mi vada poi a coprire questi piccoli, come posso dire, sono errori, sì, anche se è stato accidentale, ma comunque sempre di errore si tratta, e quindi che mi aiutino un po' a correggere quello che mi è successo durante la lavorazione con la macchina. Allora, io andrò a ricamare questi rami che congiungono tutti i fiori, appunto catenella. Una raccomandazione fondamentale, perché questa è veramente regola o quasi, l'agugliata che voi mettete sul lago per iniziare a ricamare non deve essere più lunga del vostro avambraccio. Perché che succede? Una volta che voi andate a puntare da sotto, no? Si inizia da sotto, quindi facciamo finta che io sto iniziando da qui, ok? Io non faccio nessun nodo, al filo non vanno fatti i nodi sotto, questi vanno nascosti alla fine. Quindi non si deve assolutamente fare dei nodini al di sotto della lavorazione, perché tutto deve essere nascosto. Quindi dovete lasciare una porzione di codina che vi permetta poi di andarla a nascondere all'interno della lavorazione che avete fatto. Ok? Quindi per i primi punti dovremmo tenere col dito la codina per non lasciarla scappare. Io andrò a lavorare tutta questa parte appunto catenella, che è il punto più semplice che c'è, e l'agugliata, dicevo, non deve essere più lunga del nostro avambraccio, perché quando noi andiamo ad infilare, ecco, io adesso vado a fare il cappiolino per il punto catenella. Quindi con il mio filo tengo la parte sotto. Entro nuovamente con l'ago. Quando io vado a tirare, se è più lungo dell'avambraccio, rischio di far formare dei nodi e questa cosa non va bene. Quindi l'agugliata non più lunga dell'avambraccio, al di sotto del lavoro, la codina non deve assolutamente avere nodi. Questa codina si andrà a nascondere all'interno dei punti. Per fare il punto catenella, quindi infiliamo all'interno. Adesso cerco di avvicinare un pochino, vediamo. Scusate se vi faccio ballare un attimo. Ecco qui. Adesso
Io sono seduta sul tavolo, quindi sono comodamente seduta e questo tipo di telaio per me è il massimo che può esserci perché è veramente molto comodo. A parte che sul piano di lavoro possiamo avere i nostri filati, la forbice, eccetera, eccetera, la luce giusta è tutta un'altra cosa. Allora, infiliamo, quindi adesso lo vado a sfilare e così lo rivediamo assieme. Quindi filo senza nodo, mi infilo all'inizio del mio punto catenella. Lascio la mia codina al di sotto e la tengo con l'indice in modo che non mi scappi. Disegno come una. Ecco, così, come una O sopra il mio lavoro. Mi rinfilo da dove sono partita, vado in avanti cercando anche di vedere sotto allo stabilizzatore i punti in modo da non avere un lavoro troppo irregolare, ok? Quindi ogni catenella avrà la dimensione di 1 o 2 maglie che noi scegliamo. Quindi lascio il filato con la O sopra il mio lavoro e quindi vado a passare all'interno di questa O. Tiro leggermente. Ed ho formato il primo punto. Con il pollice tengo fermo il filato e rientro nuovamente da dove sono uscita. Mi punto di nuovo sulla lavorazione e ho fatto il secondo punto di catenelle. E vado avanti in questo modo sino ad arrivare almeno al fiore successivo e poi andremo a vedere come lavorare questo fiorellino. Ora, per un lavoro più preciso, se voi volete, potete lavorare con tutte e due le mani se avete questo tipo di telaio. Quindi con una mano tenete il filo di lavorazione. Con l'altra puntate l'ago all'interno dell'ultimo punto della catenella e lo andate a riprendere con la stessa mano da sotto e tirate. Qui non dovete tirare eccessivamente, dobbiamo lasciare il cappiolino per la catenella. Rientriamo all'interno del lavoro e rientriamo all'interno del cappiolino e tiriamo con delicatezza il filo. Quindi teniamo il nostro filo con la mano sinistra, entriamo con la mano destra all'interno del punto appena creato, riprendiamo il filo da sotto e rientriamo allontanandoci sempre dall'ultimo punto per formare la nostra seconda catenella, facendo entrare l'ago all'interno del cappiolino e andiamo a tirare. E così si sta formando la nostra catenella. Quindi ve lo faccio vedere un'altra volta, rientriamo all'interno della catenella, teniamo il cappiolino morbido in modo che riusciamo a rientrarci con l'ago, quindi ripuntiamo l'ago allontanandoci un po' dall'ultimo punto per formare la seconda catenella ed entriamo all'interno del cappiolino e tiriamo leggermente. Ora cerco di avvicinarmi per farvi vedere il lavoro. Allora, cerco di farvelo vedere l'ultima volta da vicino, quindi prendo il mio filo con la mano destra, entro all'interno dell'ultimo punto ed esco sotto. Non tiro eccessivamente il cappiolino. Punto di nuovo l'ago qui sulla lavorazione allontanandomi appena rispetto al punto, quindi entro dentro e dentro all'interno della catenella. Tiro, ma tiro senza esagerare. Vedete come sto cercando di essere il più costante possibile sia nella tensione del lavoro e sia nella distanza tra una catenella e l'altra. Quindi è anche una questione di occhio e poi anche di praticità, perché comunque anche se il punto a catenella è un punto molto semplice, se non è fatto con
pazienza e con un po' di precisione, anche questo può dare dei pessimi risultati, ma se fatto con un po' di attenzione, un semplicissimo punto catenella può risultare bellissimo sul lavoro e ci può aiutare veramente, ecco, come nel mio caso, a correggere un errore, piuttosto che abbellire proprio un capo anonimo che a noi piace come ci sta, ma lo troviamo un po' spento, e quindi con delle semplici catenelle possiamo veramente fare dei lavori bellissimi. Adesso arrivo alla fine e poi andiamo a vedere come vogliamo ricamare il primo fiorellino. Ora sono arrivata all'ultimo punto, adesso veramente ho ingrandito tantissimo per cercare di far vedere bene e con chiarezza quello che sto facendo. Una volta che io ho terminato, io a questo punto, se avessi dovuto continuare, avrei continuato a fare questo lavoro e a fare la catenella. Ora no, che faccio? Entro all'interno della lavorazione, sempre con delicatezza, senza tirare troppo, e qui ho terminato il mio lavoro. Ora giro il mio telaio e questo è il lavoro che io ho sul retro. Quindi che cosa faccio? Collago, mi vado a rientrare all'interno di tutti i punti che io ho creato qui sotto. Cerco di farlo in modo armonico, in modo che non sia disordinato. Se nodi voglio farne, non ne vado a fare sul filato, quindi non devono esserci nodi, ma magari mi vado ad agganciare su uno di questi cappiolini per essere sicura di aver fermato il filato di lavorazione. Quindi sono entrata adesso qui, rientro all'interno, entro dentro al cappio e fermo il mio filato. Ripasso nuovamente all'interno. Prima di tagliare il capo aspetto, quindi questa è la mia codina iniziale. Adesso che cosa faccio? La vado a riportare all'interno del mio lavoro, del mio ago. Passo all'interno di un paio di punti. Qui sono proprio al limite del telaio, perché purtroppo è andata così. Faccio un piccolo nodino come ho fatto per l'altro. Quindi mi vado a fermare qui, e tutti i capi li taglierò alla fine. Perché? Perché posso avere un filato che si sdoppia, posso avere due colori uguali da poter accompagnare nella stessa lavorazione. Quindi questo lavoro io personalmente lo vado a fare alla fine di tutto il ricamo. Quindi a questo punto ho eseguito la mia catenella. Adesso vado, io almeno lavoro così, lavoro per ordine. Qui questo lo stabilizzatore non mi è entrato completamente nel telaio. Io, per non farmi spostare il disegno, qui vado a mettere un ago in modo che lo tengo ben fermo. Allora, io adesso ho questi due colori. Ho questo rosa e questo senape. Penso di fare il senape all'interno, il rosa all'esterno, e magari vedo di trovare un altro colore per fare questi altri due. Intanto iniziamo a fare il centro. Sarebbe bello un punto lanciato, però riconosco che c'è tanto lavoro, quindi io faccio un semplice punto pieno, quindi parto dal centro, quindi inserisco l'ago proprio alla fine della mia catenella, lascio sempre la mia piccola codina che mi consente poi di andarla a nascondere, e vado sull'estremità opposta, quindi da questa parte. Tengo con l'indice della mano sinistra la codina e man mano mi sposto sulla destra della prima barretta che ho ricamato e vado semplicemente avanti e indietro in questo modo, senza tirare, lasciando che il filato si poggi proprio sulla lavorazione
senza avere nessuna tensione. Considerate che anche se vedete il disegno qui, questo è idrosolubile, noi una volta che l'andremo a mettere poi in acqua, l'andremo a bagnare, tutta questa parte qui, questa telina, scomparirà, non avremo più nulla. Adesso rientro sulla parte sinistra e faccio la stessa cosa, quindi vado da sotto a sopra, cercando di seguire comunque il disegno che ho, e vado a riempire ed ho terminato. Taglio il mio filo, vado a prendere adesso il rosa, perché io qui queste grandi ho deciso di farle rosa, però mi sta venendo in mente che queste, le foglioline più piccole, le possiamo fare verdi. Io con i colori sto improvvisando perché non avevo ancora ben chiaro come volevo il disegno, cioè sapevo che tipo di disegno utilizzare ma non avevo scelto i colori. Quindi facciamo la stessa identica cosa a punto pieno, quindi andiamo a riempire queste tre foglioline allo stesso modo, per cui partiamo dal centro della foglia tenendo sempre una parte di codina sotto e andiamo fino alla punta. Riempiamo prima la parte destra e poi la parte sinistra, o viceversa, voi potete fare come volete, quella prima la sinistra e prima la, o prima la destra, non c'è una regola ben precisa, almeno io non la utilizzo. E abbiamo fatto la nostra la nostra prima parte. Adesso vado a completare tutto il mio disegno. Ed ho ricamato anche la mia fogliolina. È vero che in questo tipo di lavoro andrebbe prima fatto tutto il contorno e poi andrebbe riempito. Ripeto, io sto facendo veramente un lavoro molto semplice e quindi non è qualcosa di estremamente elaborato. Sì, deve essere preciso, però anche così, non approssimativo, ma comunque con una sua logica, a me piace lo stesso. Quindi entro, adesso mi sono spostata sull'altro petal, sull'altra foglia. Ogni tanto ispeziono sotto. Ecco, io in questo caso mi sono andata a prendere, perché questo è un filato un po' antipatico, si è andata a ingarbugliare con il mio filato di, ecco, vedete, si è andata a ingarbugliare con il mio filato verde, con il verde della fogliolina. Adesso, quando termino la fogliolina, vado a districare tutto e a fermare, perché altrimenti rischio di avere un lavoro poco preciso sotto. Quindi ogni volta che voi fermate un colore, andate, guardate sotto e magari andate a nasconderla la codina senza tagliarla sempre fino alla fine. E questa è la mia seconda fogliolina. Se vedete che durante la lavorazione il lavoro tende ad allentarsi troppo, andate a tirare appena così il tessuto, con delicatezza, con molta delicatezza, perché altrimenti rischiamo di strappare la telina.
e rischiamo poi di avere quel segno brutto antiestetico che può che si può che può rimanere qui sulla lana. Quindi ora finisco la terza e poi devo dedicarmi al retro e andare a vedere che cosa ho combinato. Passo da quest'altra parte. Ed ho terminato anche la terza fogliolina. Adesso capovolgo il mio telaio e vado a cercare di capire che cosa ho combinato rimettendo in ordine tutto il retro. Allora, questo è un filato soffiato, io purtroppo non sono riuscita a sciogliere il nodo, quindi vi faccio vedere come alla meglio sono riuscita a rimediare. Adesso vi faccio vedere un altro sistema per avviare il lavoro, specialmente nel punto pieno, ed andare a nascondere la nostra codina in modo che sotto abbiamo meno fili possibili. Facciamo 2-3 punti qui nel corpo del con la codina rivolta verso di noi nel corpo del petalo che noi dobbiamo andare a riempire. Quindi teniamo con l'indice la codina e passiamo da una parte all'altra in questo modo, fermando la codina in modo che noi sotto abbiamo solo quella, la codina della fine, non abbiamo la codina dell'inizio. Ecco qui, l'abbiamo fermata. Adesso questa piccina la andiamo a tagliare facendo attenzione ed iniziamo a riempire la fogliolina. Quindi iniziamo da questa parte e facciamo come abbiamo fatto per quella più piccina, quindi da sopra a sotto. Iniziamo facendo prima la parte destra e poi la parte sinistra o viceversa. Purtroppo quello delle codine è quello del lavoro sottostante con la lana. Se si utilizza un filato senza pelo, liscio, è più semplice. Questo diciamo che è un pochino più antipatico da gestire, però per me dà un risultato migliore. Ora voi, se volete provare, io vi consiglio comunque di provare sempre con il telaio, con la telina, perché se vi abituate a lavorare con il telaio sicuramente è molto meglio, ma utilizzate della lana senza pelo assolutamente, in modo che non avete difficoltà. Ora io finisco i miei 3 petali e poi vediamo il risultato finale. Sto pensando di abbellire un po' questi fiori con dei cristalli. Vediamo. Ho terminato anche il secondo petalo, volto subito il lavoro prima che mi succeda qualcosa come nel petalo precedente, e vado a nascondere la mia codina affrancandola sempre con un piccolo nodino ma senza lasciare nodi. Quindi sono arrivata da questa parte, entro e taglio la mia codina. Ora, come avete visto, è un lavoro veramente semplicissimo. Accidenti, scusate, è un lavoro veramente semplicissimo. Adesso io finisco tutto il ramo, dopodiché vi faccio vedere, una volta che lo metto sotto l'acqua e sciolgo la telina idrosolubile, come il lavoro starà perfettamente fermo sul nostro scialle. Allora, il ricamo è terminato. Ho terminato prima la prima parte, poi ho spostato tutto il lavoro e ho terminato il ramo.
L'unica cosa che mi è successa, tirando, mettendo ancora in tiro perché si era proprio allentato tutto il telaio, si è strappato qui la telina. Ho preferito non proseguire per non avere poi magari anche un petalo poco uniforme e poco proporzionato rispetto agli altri. Magari a occhio ce l'avrei potuta fare, ma ho preferito lasciarlo così, quindi terminare con un solo fiore. Adesso lo smontiamo dal telaio, quindi vado a svitare la mia vite, tolgo il pezzo di sopra e vediamo com'è venuto. Quindi questo è il mio scialle, vediamo se si riesce a vedere, ecco, questa è la punta dello scialle. E questo è tutto il ricamo che è venuto da questa parte. Io conto di mettere anche delle frange allo scialle, per cui adesso farò una cosa, andrò a metterlo sotto l'acqua, perché questo è idrosolubile, quindi una volta messo sotto l'acqua va via tutto e riusciamo a vedere il ricamo proprio sul tessuto com'è. Nel caso in cui non mi dovesse piacere, io devo aspettare che si asciughi e magari fare un'altra porzione di ricamo, però francamente credo che questo già sia abbastanza, non è poco. Questo è il retro, ve lo voglio far vedere. Questo è il retro del mio lavoro, trovo che sia abbastanza pulito e ordinato. L'unica cosa purtroppo è questo, che qui è questo filo soffiato, che una volta che si annoda è veramente quasi impossibile da poter snodare. Ora lo vado a mettere in acqua, vado a togliere la telina idrosolubile e poi vediamo, anche bagnato vi faccio vedere il risultato finale. Quindi ho bagnato solo questa parte di lavoro dove era la telina idrosolubile e questo è il risultato del nostro ricamo. Adesso provo a ingrandirlo un po', giusto per farvi vedere il risultato finale. Eccolo qui. Questo filato che io ho utilizzato, il Noblesse, è un filato che si apre molto perché è un filato soffiato e alpaca. Una volta lavato prende proprio tanto tanto volume e quindi anche se uno non riesce a essere preciso andando avanti e indietro facendo i petali che ci sono, sicuramente il risultato una volta lavato viene perfetto. Ecco qui ho questo fiore. Questo non mi è venuto proprio, adesso cerco di aggiustarlo un po' con l'ago, però tutto sommato sono soddisfatta, questo è il risultato finale. In merito alle tecniche di ricamo sull'lana ce ne sono tantissime, i punti sono tantissimi, questo è un mio modo di ricamare, quindi io non voglio, come al solito non ho la pretesa di insegnare, vi faccio solo vedere come ho proseguito io. Un altro errore che io ho fatto è passare sulla telina idrosolubile con un pennarello rosso. Avrei dovuto utilizzare questi pennarelli che sono sempre idrosolubili, vanno via con l'acqua. Non l'ho voluto fare direttamente sulla lana, però potrei provare magari con un campione, perché questo non l'ho mai provato sulla lana. Sulla stoffa sì, lo uso quasi come gessetto. In merito alla telina idrosolubile vi lascio qui sotto nell'info box il link dove potete trovarla, perché non è eccessivamente costosa, ma per fare questo tipo di lavoro è indispensabile. Ne trovate tanti tipi, ci sono anche di diverse grandezze. L'importante, io almeno quella che io utilizzo è quella idrosolubile, proprio perché una volta che poi il lavoro è terminato si lava e non resta traccia. Questo è anche il retro dopo averlo lavato, quindi secondo me è abbastanza pulito. Ora quello che mi resta da fare, anche se qui non sono riuscita a coprire quest'altro piccolo punto, ora vedrò come fare, al limite faccio un altro pezzo di ricamo, non lo so, e poi in ogni occhiello andrò a montare della frangia e il mio scialle sarà terminato. Se mi seguite su Instagram e sul gruppo o sulla mia pagina Facebook vedrete poi tutte le foto del lavoro terminato. Intanto spero di aver dato un'idea a qualcuno per il ricamo. Ciao, alla prossima!